In Lombardia sono tantissime le attività commerciali aperte prima del 1900, sono 150 quelle fondate nel 1800, in una quindicina di casi sono state invece create tra il 600 e il 700, una addirittura nel lontano 1284. Non ci credete? Venite con noi a scoprirla! Dal 2004 la Regione Lombardia ha istituito un album, un registro che analizza tutte le attività commerciali che hanno più di 50 anni di storia. Sono 1200 quelle iscritte a questo registro, divise fra 20 tipologie merceologiche diverse. Ogni anno, da 10 anni, la Regione Lombardia premia queste attività commerciali che sono la storia, la cultura e l'identità del territorio lombardo. Decimo premio quest'anno a metà ottobre al simbolo della Regione Lombardia, il famoso Pirellone, Sala Iannacci al 31° piano. Hanno presentato questo evento il grande Paolo Mieli, l'ex direttore del Corriere della Sera, presidente di RCS Libri, nonché grande storico della nostra cultura italiana, assieme all'assessore al commercio, all'industria terziaria e al turismo, Mauro Parolini. Noi sappiamo che in un momento difficile come questo, vedere negozi che hanno saputo durare, adeguarsi ai tempi senza smentire se stessi, è un esempio molto positivo. Tanto più che molti di questi negozi sono anche molto dinamici nell'affrontare le nuove domande, nella capacità di rispondere a ciò che i clienti chiedono. Insomma, è una manifestazione che, oltre a dare il giusto riconoscimento ai gestori e alle loro famiglie, vuole indicare un modello, il modello di chi sa permanere e sa adeguarsi ai tempi innovando. Dottor Mieli, una grande iniziativa quella della Regione Lombardia per i negozi storici. Quello che noi oggi vogliamo premiare è una cosa che dà volto alla Lombardia nei confronti del mondo di fuori. Andare a trovare aziende, la cui nascita risale addirittura all'Ottocento, agli anni intorno al facimento dell'Unità d'Italia, è una cosa che dà forza e trasmette in via subliminale un messaggio. Ce l'abbiamo fatta e ce la faremo. Presidente Sangalli, una grande iniziativa questa della Regione Lombardia per la difesa del commercio. Sì, è una grande iniziativa perché vede, le imprese storiche rappresentano un importante segnale di fiducia perché hanno saputo innovarsi e restare nel tempo sul mercato. E poi valorizzano il territorio, rendono questo territorio sempre più attrattivo anche a livello globale e sono certamente dei punti di forza per l'Expo 2015. Ha fatto molto bene la Regione a dare questo riconoscimento a favore di queste imprese che sono certamente un esempio e costituiscono un patrimonio non soltanto della nostra economia ma anche della nostra storia. Oggi siamo a Gallarate, Galarà in dialetto varesotto, è la terza città più popolata della provincia di Varese, situata a pochi chilometri dall'aeroporto di Malpensa. Il 18 di dicembre 1860, con un decreto del re Eugenio di Savoia Carignano, ottenne il titolo di città.
Qui a Gallarate, in via Mazzini al 7, si trova la cristalleria Bosco, che iniziò la sua attività nel lontano 1875. Andiamo a scoprire. Io sono la quarta generazione, è nata nel 1875, i miei antenati venivano da Piemonte, vicino a Biella, e sono arrivati qui e hanno cominciato a fondare questo negozio. Prima era in Faietto, una zona centrale di Gallarate, poi nel 1836 si sono trasferiti qui in via Mazzini, hanno acquistato lo stabile e hanno iniziato a lavorare. Dal 1875 ad oggi, com'è cambiata la vostra attività? Beh, è cambiato tantissimo adesso, gli stili di vita sono cambiati, per cui ci siamo adeguati a questo nuovo concept di vita. Siete un punto fermo per gli abitanti di Gallarate? Eh beh, abbastanza, siamo molto, molto conosciuti naturalmente. Qual è la cosa fondamentale per poter portare avanti questa attività? Che è la scelta del prodotto, che è molto importante. Se noi lavoriamo con dei brand importanti, riusciamo a vendere, anche se in un periodo di crisi, con abbastanza facilità. Lei ha una grandissima offerta di prodotti, ma quali sono quelli a cui è più legata? Direi alla cultura della tavola, infatti è il secondo anno che abbiamo fatto gli eventi nel Palazzo Minoretti, che è una del comune, e ho organizzato delle tavole apparecchiate per la seconda volta e è stata molto accolta come iniziativa dal pubblico e dalle istituzioni. È fiero di far parte di questi storici negozi, 1200 in tutta la Lombardia? Beh, direi che sono molto fiera e sono molto contenta. Ad ogni modo stiamo organizzando qualcosa per i nostri 140 anni, che saranno un altro anno, che cadranno nel periodo dell'Expo. Lasciata la cristalleria Bosco a Gallarate, abbiamo passato la città di Varese e a pochi chilometri a nord di Varese incontriamo la località Sacromonte di Varese. Questa località fa parte del gruppo dei nuovi Sacrimonti della Prealpina, parte del Piemonte e parte della Lombardia, che dal 2003 sono patrimonio mondiale dell'UNESCO. Siamo all'interno del Parco regionale di Campo dei Fiori, che comprende la zona collinare di Varese e la pianura padana, delimitato a ovest dalla Valcuvia, a est dalla Valganna, a sud la città di Varese. Ci sono due importanti massicci, il Campo dei Fiori e la Martica, in mezzo la valle del Rasa, da dove nasce il fiume Olona. Dal Sacromonte di Varese si gode di un panorama unico, specialmente in una giornata tersa e limpida come oggi. Guardate, tutta la pianura padana, Varese sino ai grattacieli di Milano, per arrivare fino all'Appennino tosco-ligure-emiliano. Un panorama unico, indimenticabile, che soltanto una bellezza importante della Lombardia riesce a dare. Qui a Sacromonte di Varese, in questa palazzina creata nel 1924, ha sede ora l'hotel Albor Ducana. Al primo piano, con una vista eccezionale, vediamo il caffè Albor Ducana. Cos'è il Bor Ducan? È un famoso elisir creato nel 1872, un elisir che ha un misto di erbe aromatizzato all'arancio, che è stato definito uno dei liquori più buoni al mondo. La storia del caffè è dipendente dalla storia dell'elisir, del liquore, il quale è stato creato subito dopo l'Unità d'Italia, in quanto il mio bisnonno, da parte di madre, Davide Bregonzio, che era una testa un po' calda, e si era unito strada facendo ai garibaldini, ai mille, era finito in Sicilia, dopodiché con un amico farmacista di Varese si sono recati in Algeria, dove
hanno messo a punto la ricetta del Bordukan. È la traduzione esatta dall'arabo, e al Bordukan è l'arancio. Tornato a Sacromonte, lo ha registrato, lo ha brevettato nel 1872. Quindi è da oltre 140 anni che questo elisir, che appunto ha come base l'arancio, più delle altre erbe, delle altre spezie. Prima, fino a una trentina d'anni fa, mio zio Bruno Bregonzio lo produceva da sé, quindi spucciava le arance a mano, comprava l'alcol, comprava lo zucchero e lo faceva in piccolissimi quantitativi. Oggi questo non è più possibile, quindi abbiamo dato la ricetta a una distilleria della quale ci fidiamo ciecamente, che lo produce solo per noi. Il Bordukan come esercizio è nato dall'altra parte del paese, dove arrivava la strada delle cappelle, che fino all'inizio del Novecento era l'unica strada che portasse a Sacromonte. Con l'avvento della strada asfaltata e poi della funicolare nel 1909, il business dal lato est si è trasferito al lato ovest del paese. Quindi i miei due nonni, nonno paterno, che ha costruito il Colonne, che è qui vicino, è un albergo di fronte alla stazione della funicolare, e mia nonna, vedova Bregonzio, Anita, ha costruito questo locale. Questo locale è stato fatto nel 1924. Da allora il Bordukan è stato sempre prodotto, salvo l'intervallo della guerra. Questo è un locale storico, rinomato anche dagli americani. Lei, questo elisir, lo vende soprattutto in America? Beh, come quantità sì, perché chiaramente i quantitativi che si fanno negli Stati Uniti sono molto più grossi di quelli che si fanno qui. Però abbiamo un programma di espansione, abbiamo già contatti in Svizzera, in Inghilterra, in Cina, in Australia, e adagio contiamo di far conoscere il Bordukan. Avete una vista stupenda sul Parco Regionale Campo dei Fiori. Da qui quali sono le escursioni più belle che si possono fare? Beh, la prima e più importante è la strada delle cappelle. La strada delle 14 cappelle, la 15ª cappella è il santuario, che mostrano i misteri del rosario, i misteri gaudiosi, dolorosi e gloriosi. Costruita nel 1604, la strada delle cappelle, con donazioni di famiglie benestanti di Varese, di Milano e del Canton Ticino, è stata un'opera gigantesca ed è la passeggiata classica dei varesini. Questo è Parco Regionale? Sì, qui siamo nel Parco Regionale. Quindi quella è la passeggiata più importante che buona parte dei varesini fanno almeno una volta al mese, e vengono a Sacromonte a piedi percorrendo quella. L'altra è quella che, partendo dalla vetta del Campo dei Fiori, arriva fino al Forte Dorino. È una passeggiata di 4,5 km, praticamente pianeggiante. Cari amici telespettatori, il nostro viaggio in Lombardia alla ricerca di negozi storici e botteghe antiche continua nella seconda parte, subito dopo la pubblicità. Non toccate il telecomando, tra poco.